Stadio della Roma a Pietralata, in accelera, ma il quartiere protesta. Se la Roma spinge sull'acceleratore con l'obiettivo di ottenere il prima possibile l'ok per la costruzione del nuovo stadio, il Campidoglio non resta a guardare. Da settimane infatti le parti stanno lavorando per arrivare prima possibile al riconoscimento del pubblico interesse. Tutti d'accordo dunque? Neanche per sogno. A voler vedere chiaro sul progetto, che dovrebbe portare alla realizzazione dell'impianto giallorosso entro il 2027. Sono i comitati e le associazioni di cittadini del quadrante Pietralata, preoccupati all'idea di veder stravolto un intero quartiere in nome di un'opera considerata tutt'altro che indispensabile. Non sorprende dunque se, durante il sopralluogo dell'area organizzato nella giornata di oggi dalle istituzioni tecnici del Campidoglio siano stati accolti da una ventina di cittadini che hanno duramente contestato. Per garantire la massima trasparenza, nel pomeriggio si è svolta una seduta delle commissioni sport e urbanistica all'interno di una delle aree interessate dal progetto dei Friedkin. Presenti il presidente commissione urbanistica, Tommaso Amodeo, e quello della commissione sport, Ferdinando Bonessio, che ha illustrato tutti i passaggi dell'iter di approvazione. Stiamo andando verso la proposta di realizzazione di un'opera importante per la città, che dovrà essere utile e sostenibile per questo quadrante di territorio a livello di trasporto, mobilità e garanzia all'accesso dell'ospedale Sandro Pertini. Con questa struttura si potrà consegnare alla città una porzione di infrastrutture fruibili e pubbliche. Abbiamo chiesto alla Roma di andare oltre, con un progetto di cooperazione integrata sociale a partire dal municipio. Inizialmente il sopralluogo avrebbe dovuto coinvolgere giornalisti e cittadini, ma a causa di alcune complicazioni di natura burocratica, è stato effettuato soltanto dai rappresentanti delle istituzioni. Ne verrà organizzato un altro aperto anche alla stampa e ai rappresentanti dei comitati di zona. A dare il benvenuto ai presidenti delle commissioni e ai tecnici del comune sono stati alcuni membri delle associazioni e dei comitati composti dai residenti della zona. I cittadini hanno esposto alcuni cartelli in segno di protesta no al cemento nel parco del PRG e no stadio. Sì parco, prima di dare vita ad una piccola protesta organizzata. Secondo i residenti infatti, il progetto metterebbe a rischio la flora e la fauna dell'area. Qualcuno urla, vogliono rubare un parco ai cittadini per farci un'opera privata come lo stadio. Noi vogliamo che si riqualifichi il parco, come era stato deliberato nel 1995. In un altro cemento. C'è anche chi si preoccupa di perdere la propria casa, stando al progetto preliminare. Per ora una quindicina di case tra Via degli Aromi, Via del Sedano e Via dei Legumi verrebbero espropriate. E tutto questo lo abbiamo scoperto da soli perché non ci ha detto nulla nessuno. Quale interesse pubblico può giustificare questo? Lo stadio fatelo sopra casa vostra. Non mancano però persone favorevoli al progetto dei Friedkin, che riqualificherebbe il quartiere e le zone circostanti. Se sviluppato nella giusta maniera può essere un'occasione strategica di riqualificazione per questo territorio abbandonato a se stesso, da anni in attesa dello SDO. Dopo aver ascoltato i dubbi e le perplessità dei presenti, è stato Bonessio a placare gli animi, l'eventuale dichiarazione di pubblica utilità dell'Assemblea Capitolina, che si dovrà esprimere sulla delibera di giunta, non fermerà il confronto partecipativo con la città e darà modo alla Roma di presentare le proposte tecniche necessarie a rispondere alle prescrizioni sui trasporti, la viabilità e il peso urbanistico dell'opera. Inoltre, nel progetto di fattibilità di massima presentato dalla società giallorossa, si parla di 11 ettari di verde fruibili gratuitamente e quotidianamente. Nelle prossime settimane i comitati saranno ricevuti in commissione urbanistica, dove i cittadini avranno l'opportunità di ricevere chiarimenti e delucidazioni.